Bella a tutti ragazzi, qua è Lupo del Tubo, oggi vi faccio vedere la mia playseat, le piccole modifiche che vi ho portato, spero che il video vi possa piacere, in caso lasciate un like e iscrivetevi al canale. Allora, questa è la mia playseat Evolution nera, dove ho montato sopra, andiamolo a vedere, un Logitech G29, prima avevo un G920, ma questo per quello che lo devo usare io è più adatto. Infatti ha il LED con i contagiri che si illumina, il pulsante share indispensabile per fare streaming. Comunque troviamo come classico Logitech la pedaliera, acceleratore, freno e frizione. Questa allora è la playseat dove ieri mi è arrivato il supporto per il cambio, che è questo qui che sono andato a montare, che ho smadonnato un po', ma alla fine ce l'ho fatta. Playseat in pelle. Qui ho portato delle modifiche al cambio, siccome era un po' troppo corto e giocattoloso, ho tolto il pomello, ho aggiunto una vite, un distanziale da 15 mm, poi ho compensato con dei bulloni delle rondelle, regolando l'altezza che mi era più comoda, così sono riuscito ad alzare la leva del cambio, anche se nonostante tutto questo risultasse ancora troppo morbida. Allora, come vedete, svitando la ghiera che copre la meccanica, ho aggiunto degli elastici mettendoli a croce, aumentando così la resistenza tra una marcia e l'altra. Un bel 30% rispetto a come era nativamente sono riuscito ad aumentarlo. La playseat ha due regolazioni, svitando questi si può spostare avanti la pedaliera e il sedile avanti e indietro, il piantone del cambio, del volante. In più si può alzare tramite questa rondella l'inclinazione del volante e si può regolare al meglio possibile. È un oggetto parecchio ingombrante, ma indispensabile per chi vuole affrontare meglio i giochi di guida. Questo è quanto ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, continuate a seguirmi, Lupo del Tubo. Ci vediamo presto, alla prossima, ciao!